canale YouTube di Luigi Gaudio. La guerra nel Lazio. Cioè, il settimo libro si apre con Enea che ormai prende la nave per giungere nel Lazio. In realtà prima si ferma a Gaeta, dove muore, viene sepolta la sua nutrice, Caieta, la nutrice che ha seguito Enea. Ricordate, le nutrici sono importanti nella poesia epica, perché avete visto Euriclea come era stata importante per Ulisse, anche Caieta, la nutrice che ha seguito Enea addirittura in tutte quante le sue vicissitudini, e muore lì, in questo posto, e secondo la mitologia poi questo posto avrebbe preso il nome da lei, si sarebbe chiamato Gaeta da lei. Probabilmente è vero il contrario, insomma, no? Cioè è vero che prima quel posto aveva quel nome magari, e poi dopo è nata una storia per giustificare quel nome. Il poeta adesso incomincia a ricostruire le vicende del Lazio. Chi c'era nel Lazio all'epoca? Attenzione, si tratta sempre, ricordate, di qualcosa di un po' mitico, mitologico, insomma, o epico, non così storico. Dal punto di vista mitologico, quindi non effettivamente da un punto di vista storico, all'inizio, all'origine, insomma, della storia del Lazio, c'erano dei re, ad esempio il re Latino, che regna sulla città di Laurento, perché all'epoca di Enea non c'era né Alba Longa né tantomeno Roma. Il padre Fauno aveva profetizzato al re Latino, aveva profetizzato che la figlia Lavinia sarebbe andata in sposa ad un re straniero, ad un grande eroe straniero che sarebbe giunto nel Lazio. Però Amata, che è la moglie del re Latino, invece voleva tanto che sua figlia Lavinia andasse in sposa a Turno, che era re dei Rutuli, in modo tale da consolidare l'alleanza fra Latini e Rutuli. Ora arriva Enea nel Lazio, e Latino lo accoglie nel modo più ospitale possibile, quindi appunto seguendo la profezia appunto di Fauno, cioè la profezia di suo padre, voleva dare la sua figlia in mano ad Enea. E quindi nel frattempo però cova un po' di risentimento da parte di Amata, che è la moglie del re Latino, e da parte di Turno. Bene, ora intanto un'altra cosa importante da dire è che quando sbarcano nel Lazio, no, i nostri troiani si mettono a mangiare sulle mense panicate. Le mense panicate erano delle sorte di focacce sulle quali si ponevano dei cibi, e poi si mangiavano anche le focacce, no? Quando si mettono a mangiare queste mense panicate, poi dopo sorridono, perché capiscono, intuiscono che si avviera in questo modo, pertanto un modo assolutamente non tetro, non orribile, la profezia di Celeno, che era la capa, insomma, delle arpie. Poi c'è l'ambasceria dal re Latino, quindi i troiani che vengono accolti, dicevamo, dal re Latino. Ma Giunone vuole fare affidamento sull'odio, sul risentimento, soprattutto abbiamo detto della regina Amata e di Turno. E quindi che cosa fa? Vuole, dal momento che non le è possibile impedire alla fine di tutta quanta la storia, impedire che Enea diventi re, eccetera, quantomeno glielo vuol rendere questo, tutto ciò, molto più difficile. Cioè, alla fine diventerà re, come vuole il destino, però deve diventare dopo una guerra tremenda, una guerra sanguinosa, cruenta. Vuole scatenare una guerra. E allora Giunone manda la furia a Letto, una delle furie. Vi ricordate che già una furia? La furia provoca la pazzia di Amata, la regina, la moglie del re Latino, che vorrebbe ricacciare in mare gli stranieri. Poi instilla l'odio nel cuore di Turno, appunto questo re dei Rutuli, il pretendente alla mano di Lavinia. Il progetto di Giunone sembra fallire, perché il re Latino, invece, abbiamo detto, è molto benevolo nei confronti di Enea. Allora cosa succede? La dea in persona, Giunone in persona, apre il tempio di Giano. Il tempio di Giano è quel tempio che si apriva nel caso della guerra.
E poi c'è un episodio importante, nel senso che si fa in modo che Iulo Ascanio trafigga una cerva. E questo è il motivo scatenante, è la scusa, insomma, perché incomincino le ostilità fra i troiani e i latini. A questo punto Enea, che è da solo, ha bisogno di alleati, è solo con i suoi compagni, mentre dall'altra parte c'è uno schieramento, ci sono degli eserciti, gli eserciti dei latini e dei rutuli. Pertanto chiede aiuto, va a chiedere aiuto, alleanza, ad una popolazione di origine greca, gli Arcadi, che si erano trasferiti, erano emigrati, insomma, si erano trasferiti proprio nei pressi del Palatino. Questo luogo veniva chiamato il Pallanteo, e Pallante era il nome del figlio di Evandro, il re di questa popolazione degli Arcadi. Insomma, viene stretta l'alleanza fra troiani ed arcadi. Il re Evandro in prima persona non parte per questa spedizione militare, insomma, con l'esercito a fianco di Enea, ma manda suo figlio Pallante, e Pallante diventa anche un grande amico di Enea. Oltretutto Enea ha bisogno di uno scudo, perché non aveva più le armi, insomma, per combattere, ed è il dio Fabbro, il dio Vulcano in persona, che forgia lo scudo di Enea, e su questo scudo sono rappresentate in bassorilievo, diciamo, delle scene riguardanti la storia di Roma, la storia di Alba Longa, che verrà fondata poi, e poi la storia di Roma fino al trionfo di Augusto ad Azio. È un altro espediente anche questo per poter parlare del presente, quindi della vittoria di Azio. È una vittoria che era avvenuta pochissimi anni prima della stesura dell'Eneide, anche in un poema epico. L'espediente sarebbe quello di Vulcano, che prepara questo scudo per Enea. Turno nel frattempo attacca i troiani, mentre Enea è andato a cercare aiuto, alleanza presso gli Arcadi. Turno e i rutuli attaccano i troiani. Nella battaglia hanno la peggio i troiani, pertanto i rutuli alla fine si ritirano vincitori, no? E i troiani sono assediati, no? Nel loro accampamento, oltretutto decimati perché hanno perso la battaglia. È a questo punto della vicenda che si pone il racconto della spedizione notturna di Euria Loeniso.